buonasera. Buonasera a tutti, è un grande ringraziamento visto che siete intervenuti così numerosi. Allora, riprendiamo la tradizione del concerto dedicato all'Emergency. Purtroppo abbiamo dovuto sospenderlo negli ultimi periodi, ci è mancato, ma questa sera riprendiamo questa nostra, quella volontà del coro, dell'orchestra, di dedicare l'incasso della serata ad Emergency. Passo la parola a Mararo Mumiz, che sicuramente avrà qualcosa da dirci e da aggiornarci sulle attività di questa magnifica associazione. Un annuncio di carattere tecnico e telefonini, e effettueremo una registrazione, per cui vi prego di applaudire al termine dell'esecuzione. Grazie. Grazie Vanni, che emozione parlare da qui, veramente una grande emozione. Beh, innanzitutto io personalmente, ma soprattutto come Emergency, devo ringraziare Vanni, che con la maestria che conosciamo da sempre, con un'immensa generosità, ci offre questa serata, questa veramente grandiosa serata. Insieme a lui ringrazio ovviamente i cantori veneziani, il Floss musicale, il Love, il laboratorio diretto da Paola Fasolo, i maestri del coro e Padre Lino. Padre Lino, che veramente ci ospita in questa basilica straordinaria, piena di storia, di arte, di spiritualità. Grazie davvero. Buona parte di voi penso che conoscano Emergency. Emergency è nata nel 94, è nata per volontà di Cino Strada, di sua moglie Teresa Sarti, di un piccolo gruppo di amici, è nata per curare le vittime della guerra e delle mine. Dal 94 ad oggi sono stati costruiti molti ospedali, soltanto in Afghanistan ne abbiamo tre, con poi 42 posti di primo soccorso, poi siamo in Africa e siamo in Italia. Siamo in Italia perché c'è bisogno anche qui di dare risposte alle persone che non riescono soprattutto ad accedere al sistema sanitario pubblico. Tra l'altro, proprio un minuto soltanto, mi piace ricordare che la cura per Emergency non è soltanto farmaci e qualche intervento chirurgico. La cura è attenzione alla persona e al suo benessere complessivo, ed è questo il motivo per cui gli ospedali di Emergency sono belli, sono pieni di colori, pieni di luce, con dei giardini magnifici, perché la bellezza, diceva Gino, la bellezza è uno degli elementi della cura, perché se un malato, un ferito, sta in un bel posto, ha più voglia di guardare al futuro, ha più speranza. Ma accanto agli ospedali, Emergency si muove anche su altre direzioni. Sta per essere messa, anzi è già in acqua, sta per partire la nuova nave di Emergency, che sarà nel Mediterraneo per salvare vite. Non sarà facile, ma noi lo faremo, ci saremo. E soprattutto Emergency sta lavorando molto per il superamento della guerra. Oramai abbiamo la guerra alle porte dell'Europa. E Gino diceva sempre che lui, che aveva curato tante persone, a un certo punto si era posto l'obiettivo di andare alla radice, andare alla causa delle ferite e delle morti. Quindi il tema della guerra è assolutamente centrale, e soprattutto oggi
oggi in cui sentiamo parlare con una leggerezza che fa paura di terza guerra mondiale, di uso di armi atomiche, è assolutamente necessario buttare la guerra fuori dalla storia. E se posso esprimere un desiderio, direi che la serata di oggi ci aiuti davvero a trovare una pace giusta, una pace che non mortifichi chi è stato invaso, ma dobbiamo crederci veramente, anche con la musica, perché è proprio usando tutti i linguaggi, l'arte, la musica, il teatro, che forse riusciremo a raggiungere il nostro scopo. Grazie Vani, e lasciatemi ringraziare anche i nostri volontari che insieme a te hanno lavorato molto. Grazie.
Depredatione.
et filio simulador, et con glorificator, et con glorificator. Thank you.
Thank you.
Thank you.